Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, è stato ricevuto nel Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino e dalla Giunta comunale. Il sindaco ha evidenziato come l'incontro con il sottosegretario Ferrante sia stato oltremodo proficuo e ha evidenziato la grande attenzione del governo Meloni verso le grandi infrastrutture di cui Catania ha bisogno per riprendere il contatto con il mare e avere servizi di mobilità sempre più avanzati e sostenibili. Oltre ai 117 milioni di euro, quali fondi PNRR, abbiamo ricordato gli 1,8 miliardi di euro di nuove opere su gomma, quindi chiaramente insomma, parliamo di ANAS. Ho ricordato i circa 23 miliardi di euro invece di fondi che vengono dirottati sul ferro. Abbiamo fatto il punto sulla grande opera Palermo Messina Catania, per la quale sono stati investiti 11 miliardi su 12, che è il costo complessivo di realizzazione dell'opera. È una grande opera che ovviamente collegherà il cuore della regione in soli 2 ore, e ovviamente mi riferisco a Palermo e Catania, ma abbiamo anche fatto il punto sul grande impegno rispetto alla circumetnea. È una città che sta vivendo momenti di trasformazione. Il nodo Catania, ove riuscissimo a realizzarlo finalmente, come diceva il sottosegretario, connetterà il nostro mare, il nostro waterfront al resto della città, così sanando una ferita che da troppo tempo oramai si protrae esattamente dal 1860. E quindi per me è veramente occasione di gioia poter ospitare qui il sottosegretario Ferrante, che viene a nome del governo e quindi viene a dimostrare come, se ci fosse ancora bisogno, Catania non dico sia al centro dell'agenda del governo centrale, ma comunque in una posizione di privilegio.